Ciao amici, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo secondo video della miniserie su come trovare casa a Parigi. Come appunto già detto, la ricerca di casa a Parigi è qualcosa di abbastanza complicato. Io ho ricevuto una marea, davvero una marea di domande e di richieste sul fare un video appunto per dare alcuni consigli e avvertimenti su come cercare una casa, un appartamento, una stanza a Parigi e soprattutto per spiegare un po' la mia esperienza, come io ho trovato finalmente il mio alloggio qui a Parigi. Se non avete visto il primo video di questa miniserie, io vi consiglio di andarvelo a vedere prima di vedere questo video. Ve lo lascio sia qui sopra che qui sotto. È meglio appunto andare a vedere quel video di spiegazione generale, di introduzione a questo secondo video, appunto perché richiamerò delle cose che ho detto precedentemente, quindi magari potreste non capire, perdervi dei passaggi. Dato che mi avete chiesto in tantissimi come io abbia fatto a trovare il mio alloggio a Parigi, dove l'abbia trovato, quando, come, in che modo, quale sia il prezzo, il mio budget eccetera, ho appunto deciso di dedicare questa prima parte del secondo video a tutto questo macro tema. Penso infatti che sentire magari qualcuno che ha già vissuto nel posto in cui voi state cercando casa, magari in cui andrete a vivere per un certo periodo della vostra vita, è sempre abbastanza importante per avere una sorta di riscontro iniziale, per capire un po' quali sono i consigli e gli avvertimenti da sfruttare, da utilizzare nella propria ricerca e per avere comunque già una base di qualcuno che vi abbia già detto, raccontato, spiegato le zone in cui cercare, come si cerca, a quali cose bisogna stare attenti, quali cose tenere sott'occhio, eccetera. Premetto che la mia ricerca di una casa, un appartamento, uno studio a Parigi è stata veramente lunghissima. Io ho cominciato non appena ho saputo di essere stata presa, essere stata selezionata per l'Erasmus qui a Sciences Po Parigi, quindi attorno a marzo-aprile. In realtà già prima di essere stata selezionata, nel mentre che facevo l'application form per appunto candidarmi per l'Erasmus qui, avevo già dato un occhio alle case perché comunque volevo avere un'idea generale di quanto poi mi sarebbe realmente costato andare a soggiornare per un periodo a Parigi. La vera e propria ricerca di case però ovviamente è iniziata quando io ho saputo che ero stata selezionata per l'Erasmus appunto a Sciences Po a Parigi e quindi ho cominciato ad imbattermi in tutta la serie di siti, pagine Facebook, agenzie che vi ho elencato nello scorso video. Da marzo-aprile fino a quando io non ho trovato casa mia, ovvero praticamente a fino agosto-settembre, è stato un processo veramente lungo. Ci metterò un po' a spiegarvelo, quindi armatevi di una tisana come ho fatto io e niente, cominciamo. Appunto, come vi dicevo, ho iniziato la vera e propria ricerca di case verso marzo-aprile, ma non è che ci dessi tutta questa importanza perché mi dicevo, ma c'è tutta l'estate per cercare, c'è tempo, avrò maggio e giugno in cui avrò finito gli esami, quindi avrò sicuramente più tempo da dedicare alla ricerca di case. Mi ero appunto scaricata qualche applicazione, avevo messo le varie campanelline, le varie notifiche attivate per ricevere delle proposte di casa, appartamenti eccetera, ma in realtà non le consideravo tanto, anche perché avevo poco la possibilità di viaggiare su Parigi, appunto perché ero presa dagli ultimi esami, dalla sessione, dagli ultimi corsi, dalle revisioni eccetera, perciò diciamo che continuavo sempre a posticipare questa ricerca di case. Diciamo che in concomitanza con la sessione estiva io avevo diciamo compilato tutta la domanda, tutta l'application form da mandare alla Cité Universitaire, che è una mega residenza di Parigi. Io speravo davvero, incrociavo le dita per essere selezionata dalla residenza, ma ho scoperto abbastanza tardi, in realtà verso metà luglio, di non essere stata accettata, in realtà perché prendono specialmente gente che sta facendo il master a Parigi, oppure degli artisti che sono di passaggio a Parigi e hanno bisogno di un tempo non troppo lungo, 4, 6, 10 mesi per stare a Parigi. Quindi scartata la Cité Internationale, purtroppo mi sono dovuta cominciare ad affidare non solo ai siti che trovavo su internet, ma anche alle pagine Facebook. A questo proposito, Facebook per la ricerca di case, per tutti i post di affitti, proposte di stanze, studio, case, appartamenti eccetera, come un grande pentolone in cui tutti infilano tutto e prima o poi qualcuno abboccherà. Per farla breve, io mi sono iscritta a quasi tutti i gruppi Facebook di affitto case, ricerca case, affitto stanze, affitto con coinquilini,
mi sono iscritta ovunque a tutte le pagine di Erasmus, italiani a Parigi, belgi a Parigi, qualsiasi cosa, e appunto passando gran parte del mio tempo a cercare case, a cercare un appartamento su Facebook, sono incappata, per farla breve, in ben due truffe. Non vi racconterò della prima truffa, che non è così interessante, exciting, ma vi racconterò della seconda truffa e sarà lunga, quindi per cui comincio a bere la mia tisana. Tutto parte in uno di quei gruppi Facebook che vi dicevo, in cui appunto io avevo pubblicato un post dove mi descrivevo, raccontavo un po' di me e cosa cercassi, dove, il budget. A questo punto mi scrive su Messenger una signora che chiameremo Giovanna. Giovanna mi chiede se il mio post su Facebook sia ancora valido e se io sia ancora alla ricerca di una casa, di un appartamento. Io ovviamente, super interessata, le dico sì, certo, sono ancora alla ricerca, mi dica lei cosa mi propone, eccetera. Giovanna mi propone una stanza all'interno di un appartamento ad un budget abbastanza ragionevole e soprattutto in una zona veramente molto molto attaccata alla mia università. Io super contento, ovviamente guardo tutte le foto, mi sembra una casa molto bella, mi sembra messa bene, non ci sono mobili troppo antichi, anzi mi sembra una casa abbastanza moderna, ammobiliata diciamo recentemente o comunque ristrutturata recentemente. Io comincio a chiedere informazioni più precise per quanto riguarda l'appartamento, il costo, le varie stanze, appunto devo andare a vivere con un'inquilina dato che da quanto ho capito c'è una seconda stanza. Giovanna mi illustra tutta una serie di informazioni e entrambe super contente ci chiediamo i primi documenti. A me chiede di inviarle tramite email il mio documento di identità, la carta di identità italiana. Io allo stesso tempo le chiedo un documento di identità e le chiedo di poter fare una visita all'appartamento, comunque di avere sotto mano il contratto per capire tutto ciò che riguarda la garanzia locativa, eventuali costi in più, eccetera. Giovanna mi dà conferma della ricezione via mail della mia carta di identità e mi invia la foto del documento di identità francese della ragazza francese che verrà a vivere con me e che è già in questa casa, in questo appartamento. Giovanna, tutta contenta, mi chiede il mio numero di telefono così che possa mettermi in contatto con questa ragazza che lei conosce bene, appunto che vive già nell'appartamento, così che io e lei possiamo cambiarci delle informazioni, che lei mi possa mandare un video con i dettagli dell'appartamento per farmelo vedere meglio, eccetera. Nel frattempo Giovanna mi chiede la garanzia locativa di 2 mensilità dell'affitto, quindi una roba come 1300-1400 euro che io ovviamente aspetto di inviare perché voglio vedere un attimo foto e video, voglio conoscere meglio questa coinquilina, poi appunto avere più informazioni per quanto riguarda l'appartamento. Giovanna nel frattempo mi mette in contatto con la coinquilina con cui io andrò a vivere a settembre nell'appartamento, coinquilina che noi chiameremo Sara. Sara mi invia il video dell'appartamento, mi mostra meglio le stanze, mi fa fare diciamo un tour virtuale di quello che sarà la mia nuova casa. Ed è qui che tutta una serie di miti che mi ero costruita in testa cominciano a sfatarsi e appunto io inizio a notare tutta una serie di particolari che mi fanno riflettere, mi fanno un attimo fermare. La prima cosa che faccio da, spero, brava utilizzatrice dei social è quello di cercare la mia coinquilina, la mia futura coinquilina su Instagram e Facebook. Avendo la foto della sua carta d'identità, ho nome e cognome di questa appunto ipotetica Sara che io comincio a cercare sui social e che non riesco a trovare. Un po' di scamotage, aggiungo dei punti, aggiungo trattino basso, elimino alcune lettere, ma io non riesco a trovare questa Sara. Un'altra cosa che faccio subito è quella di confrontare la foto sulla carta d'identità di Sara e la foto profilo di Sara, la foto profilo di WhatsApp. Non corrispondono assolutamente. Nella carta d'identità Sara ha i capelli biondi, nella realtà, ovvero nella sua foto profilo, che in realtà non so se sia effettivamente reale o meno, Sara ha i capelli neri. Nel frattempo Giovanna comincia a mandarmi una serie di messaggi con toni un po' più duri, severi, inaspriti e una serie di errori di grammatica in francese mentre scrive, mentre crea appunto le sue frasi, che mi suonano un po' strani. Io per fortuna non ho inviato soldi, non ho inviato garanzie locative, non ho inviato nulla a parte la mia carta d'identità. Un'altra cosa diciamo un po' stupida che però in realtà mi ferma nel mio entusiasmo per questo appartamento è il fatto che durante il video girato da Sara per mostrarmi l'appartamento c'è un gatto che entra nella mia nuova ipotetica stanza che sale sul letto. Devo ammetterlo, non sono una amante dei gatti, non sono allergica ma non mi fanno impazzire come animali, quindi anche se fossi andata a vivere con questa ipotetica Sara e avessi visto questo gatto girare per casa non mi sarebbe piaciuto al massimo, però
Infine, ultimo campanellino che mi risveglia un po' è il fatto che Giovanna mi aveva detto che questo appartamento si trovava al quarto piano di un palazzo tipico parigino con corte interna. Ecco, durante il video che Sara mi invia si vede proprio che lei passa praticamente davanti al balcone che si dovrebbe affacciare quindi su una corte interna e dovrebbe essere un palazzo alto, ma questo balcone si affaccia penso su un piano terra massimo primo piano di una assoluta periferia. Fermo tutto, smetto di iscrivermi sia con Sara sia con Giovanna, nessuna delle due si fa più sentire e la proposta di casa muore lì. Ma la storia non finisce qui ovviamente. Io continuo con la mia ricerca di case tutto giugno, luglio, agosto per trovare finalmente il mio vero alloggio appunto verso fine agosto e nel frattempo mi arrivano una serie di messaggi sia su Messenger che su Instagram da vari ragazzi, vari studenti. Un primo messaggio mi arriva su Instagram da una studentessa che noi chiameremo Ines. Ines è una ragazza tedesca che sta cercando casa a Lione per il suo Erasmus e in seguito ad un messaggio su Facebook in cui le veniva fatto il mio nome come nuova coinquilina che appunto sarebbe andata a vivere con lei nella nuova casa a Lione, mi chiede appunto se io sia veramente alla ricerca di una casa a Lione, se io sia stata contattata dalla stessa persona che ha contattato lei e se la carta d'identità che mi sta inviando sia veramente la mia. Io rimango sconvolta perché ovviamente io non ho mai cercato casa Lione e non capisco come la mia carta d'identità sia arrivata a questa Ines. In quel momento l'unica cosa che mi viene da dirle è che appunto io non ho mai cercato casa a Lione, quindi che sicuramente non sono io quella Stella Elgersma che andrà a vivere con lei. La conversazione si chiude lì, io non ci do tanto peso anche perché sono in vacanza e ho tantissime cose da fare con amici, parenti eccetera, quindi chiudo Instagram e non ci guardo per un po'. Qualche giorno dopo vengo contattata da un altro ragazzo su Messenger che chiameremo Lucas. Lucas è spagnolo, sta cercando casa a Tolosa per il suo Erasmus e mi dice la stessa identica cosa, ovvero che un profilo Facebook l'ha contattato dandogli la mia carta d'identità e dicendogli che io sarò l'ipotetica coinquilina che andrà a vivere con lui nella nuova casa a Tolosa. Io dico anche a Lucas che io non ho mai cercato una casa a Tolosa e che probabilmente anche lui è incappato in una truffa. Gli chiedo quindi chi gli abbia dato la mia carta d'identità e lui mi manda lo screen del profilo Facebook della persona che l'ha contattato. Dopo essere stata contattata da almeno 4-5 ragazzi, collego un po' i pezzi e comincio a capire che la mia carta d'identità sta girando in giro per l'Europa appunto come mezzo di truffa per case. Ovviamente le persone che si nascondono dietro i profili Facebook che hanno contattato i vari ragazzi, Ines, Lucas eccetera, non corrispondono alla Giovanna che aveva contattato me ai tempi. L'unica cosa che posso dire a tutti questi ragazzi è ovviamente di fare attenzione, io non sarò la loro nuova coinquilina né a Tolosa né a Lione né in qualsiasi altra parte dell'Europa o del mondo e che non c'entro nulla con queste truffe. È arrivata la fine delle vacanze, fine agosto, e io la cosa che faccio appena torno a Bologna è passare un'intera mattinata alla polizia postale di Bologna per denunciare tutto il fatto. È stato abbastanza lungo spiegare ai due agenti di polizia tutto quello che era successo. Ho dovuto fare degli screen di tutte le conversazioni, abbiamo dovuto ricapitolare tutto con gli agenti, è stato complesso, ci ho speso veramente una mattinata intera. In ogni caso gli agenti mi hanno informato che è un reato ed è un reato in realtà abbastanza grave perché si chiama sostituzione della persona, ovvero è come se io fossi, diciamo, stata sostituita da qualcuno e che un'altra stella girasse appunto per l'Europa e truffasse la gente. All'inizio ho lasciato un po' perdere, mi sono detta che dopo 4-5 volte avrebbero smesso di utilizzare questo escamotage per le loro truffe, ma in realtà a una certa ho fatto un passo indietro, ho ragionato un attimo e mi sono detta che nel caso in cui uno di questi studenti avesse denunciato la persona in questione che truffava, io potevo finirci di mezzo in quanto potevo essere una possibile complice in queste truffe. Perciò non so se si è capito, è veramente lunghissimo da spiegare, spero di essere stata il più chiara possibile, ma in generale quello che voglio dirvi è di veramente stare attenti e non dare mai, davvero non dare mai dei soldi di garanzia prima se non vi viene dato un contratto sotto mano che sia firmato e che sia vero. Alla fine di tutta questa storia posso dirvi che sì, io casa a Parigi l'ho trovata, per fortuna, l'avete già vista in alcuni dei miei video girati qui. Io l'ho trovata tramite una conoscenza, ovvero amici di amici di
della mia famiglia, di mia mamma in particolare. Quindi è stata veramente, diciamo, una manna dal cielo, una benedizione avere questa persona che mi lasciasse il suo appartamento. Io appunto ho la fortuna di avere un appartamento intero che è molto grande, ci sono due stanze, la mia stanza è veramente grande, c'è un salotto intero, ci sono tutte le comodità possibili e immaginabili, c'è un balcone bellissimo dal quale si vede la Torre Eiffel ed è veramente qualcosa di fantastico, la cucina, ci sono veramente tutte le comodità per vivere bene. Infine, in questa ultima parte del video vi voglio dare quattro ultimi consigli e avvertimenti da seguire se state cercando casa a Parigi. Il primissimo, e ve l'ho già detto, è quello di stare super attenti alle truffe, ai cosiddetti housing scam. Ne trovate tantissimi non solo su Facebook ma anche su siti veri e propri, tramite agenzie che in realtà non esistono, tramite proprietari che in realtà non esistono, quindi davvero state super attenti. Ci sono tantissime persone che in realtà sono già incappate in queste truffe, che hanno perso dei soldi, quindi chiedete tutti i documenti possibili, non esitate a farlo, carte d'identità, documenti, passaporti, documenti della casa, garanzia locativa, contratto, tutto, e non inviate mai i soldi prima di aver fatto visita alla casa. Il mio secondo consiglio è quello di muovervi veramente tanto in anticipo nella ricerca di casa, soprattutto perché se sfruttate le residenze universitarie, tutte le application form per le residenze partono super in anticipo per quanto riguarda un anno accademico. E soprattutto non sottovalutate le residenze, perché per un breve periodo, specialmente se siete studenti, possono essere davvero un'ottima soluzione. Il mio terzo consiglio è quello di non esitare a chiedere un aiuto all'università, all'organizzazione, al posto di lavoro, all'istituzione in cui appunto farete la vostra internship o il periodo di studio e lavoro. Non esitate veramente a contattare la segreteria di queste appunto istituzioni, di questi posti, perché vi possono dare davvero una mano concreta nella ricerca di case. Il mio quarto consiglio è quello di visitare Parigi o visitare la città in questione in cui andrete a vivere prima di venirci a vivere. So che dipende molto dal tempo, dalle possibilità economiche, da tutta una serie di fattori, ma anche passare 2 o 3 giorni per visitare la città, per capire quali zone possono piacervi, quali no, se la periferia vi piace, se avete un certo budget, un certo stile, eccetera eccetera, può essere davvero utile vedere la città in prima persona e farne esperienza. Il mio quinto consiglio è quello che nelle grandi città, e specialmente a Parigi, ci vuole un po' di spirito di adattamento. Troverete tantissimi annunci sui vari siti o su Facebook di appartamenti o di studio veramente piccoli, da 12-15 metri quadrati, ad un prezzo abbastanza alto. Quindi quello che vi posso dire è cercare di adattarsi il più possibile, almeno per un primo periodo, a ciò che vi viene offerto. Bene ragazzi, io spero che questa miniserie di 2 video su come cercare casa a Parigi vi sia stata utile. Ovviamente, come vi ho detto nel video precedente, per qualsiasi domanda supplementare in più non esitate a contattarmi, sia qui sotto tramite un commento, sia su Messenger o su Instagram, come vi viene più comodo. Se il video vi è piaciuto mettete un thumbs up, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, attivate la campanellina per ricevere sempre le notifiche dei miei nuovi video. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video.